qui escono, ecco, sono usciti e via. E via, escano già affiancati dall'entrone, Frank. Dai. Viola. Allora, questo è Sebastiano Murtas, no, è Francesco Caria, Francesco Caria che monta Sorighittu, magliettina bianca per Francesco Caria, il primo che è uscito fiancato dall'entrone con Sorighittu, cavallino molto maneggevole. Allora, Surradeschi che ha la testiera rosa e celeste c'è Andrea Coghe, mentre con il corpetto rosso abbiamo Mattia Chiavassa che monta Orgolese, con il corpetto blu, con la tartaruga blu, invece i pantaloni bianchi abbiamo Rocco Betti che monta Tue Galana, Rocco Betti è il ragazzo che si allena da Jonathan Bartoletti. Riconoscibilissimo è il Rombo De Sedini, il cavallo con la criniera bionda, monta Jacopo Pacini, caschetto blu. Allora, stanno scorrendo, vediamo questi tempi di galoppo. Sono abbastanza uniti tutti, vediamo un po', qualcuno già però ha ridotto. Ecco che vediamo invece Tabacco che fa il serio impegno, Antonio Siria ha la giacchetta blu e rossa. Io do queste indicazioni per chi ci segue dalla televisione, anche per il mio regista. La televisione della Repubblica Senese. Della Repubblica di Siena, quindi il serio impegno di Antonio Siri con Tabacco ed anche di del biondo Rombo De Sedini. Tue Galana dietro, pantaloni come, bianchi. Come sta andando, Piola? Io non riesco a seguirlo. Tratto de Zamaglia? Dov'è? Allora, Tratto de Zamaglia. Dov'è? Ha già fermato? L'ha dato. No, c'è il proprietario, quindi. Ancora, ecco che l'apertura di fiato del biondo Rombo De Sedini, bella Rombo l'azione de del Sedini. Cambio di galoppo davanti, ecco, al Verrocchio, vediamo Jacopo Pacini come sì, si avvicina San a San Martino e vediamo che il cavallo gira, 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 perché là, San Martino un po'... è un po' preoccupante, sì, stamattina è scivoloso. E Rombo ha questa bella azione, ok. Numero 4 è Tratto de Zamaglia che ancora non ha aperto il gas carburatore, mentre l'apertura di fiato adesso è per Andrea Coghe che monta Radeschi, affronta San Martino in questo momento, gira molto stretto. Allora, terza prova che si sta esaurendo, vediamo già le andature, sono tutte molto tranquille, chi al passo, chi già inizia a trottolare, leggero tempo di galoppo per questa terza prova, ne rimangono ancora due, le 7.40, per cui significa stamani finiremo molto presto e poi così inizia questa giornata per l'attesa dell'elenco dei cavalli che saranno presenti domani mattina alla tratta e da lì già noi faremo una diretta sull'ora di pranzo, ciao Massimo, per cominciare a individuare e capire quelle possono essere le strategie da parte dei... Francesco Petrazzi, dove vai? Vieni qua. No, non ha visto niente, là non... non ti chiedo niente, ciao Francesca. Non ha visto niente, no, dormiva. Non ha visto niente, dormiva. E così dicevo, faremo queste riflessioni sull'ora di pranzo, anche per cominciare a capire quello che possono essere i 10 pretendenti a partecipare alla prossima carriera, per cui sarà interessante seguire. Sarà con noi anche Salvatore Nadu. Ma che succede lì? C'è stato Rombo De Sedini che ha fatto un giretto e ci ha fatto spostare tutti velocissimamente. No? Sì, perché ha sentito un attimo il vuoto, ha detto ti si mette in prima fila ora.
Allora, niente, se così un attimo mosso il cavallo. Allora tornano indietro Tabacco e Orgolese. Insomma, tra Tu De Zamaglia che ha fatto? Viola? Ha fatto, stava tornando indietro. Eccolo insieme qua. No, dov'è? Tratto De Zamaglia è rientrato. Sì. Si è rientrato. Tratto De Zamaglia ha fatto dei giri abbastanza tranquilli, il Fantino lo ha portato anche vicino a palchi per fargli vedere il pubblico, perché comunque per i cavalli giovani è una pista un po' particolare questa. Scolarizzazione. Esatto, quindi ha fatto un buon lavoro stamani di scolarizzazione. Allora, stanno rientrando tutti, termine della terza prova, smontato anche Antonio Siri dal Tabacco, lì c'è stato un colpo. Antonio Siri, eccolo qua. Antonio Siri, buongiorno. La pista com'è? A me sembrava bella ora, cioè per me te ne va bene. Senti Antonio, come sai domani c'è la tratta, poi danno 10 cavalli e 10 contrate iniziano il percorso per arrivare al palio. Te in che posizione sei? La posizione, facciamo un passo alla volta, innanzitutto facciamo la tratta domani mattina e poi Antonio è pronto, in tutto e per tutto. Tutto e per tutto, prontissimo per essere nel gruppo dei 10. Prontissimo, prontissimo, qualsiasi palio ci sia da fare. Con la tanta voglia di rivalsa. Voglia di rivalsa, ci ha detto Antonio Siri, detto Amsicola. Grazie, ciao, buona giornata. Viola, a lei. Franco, no, dicevamo, allora, queste interviste ai Fantini e Capitani.